Oggi siamo in un tendone di uva da tavola varietà Italia. Ci stiamo occupando della raccolta, che è la fase forse più importante perché ci permette di monetizzare al massimo gli sforzi fatti in passato. Alle mie spalle ci sono degli operatori che si stanno occupando del taglio, una fase semplicissima, basta scegliere il grappolo giusto in base alla destinazione dell'uva e porgerlo con delicatezza nelle casse. Siamo nell'azienda ortofrutticola Lara Fruit di Noicattaro, in provincia di Bari. Ci occupiamo esclusivamente della raccolta e confezionamento di uva da tavola. Il confezionamento avviene in magazzino. Il prodotto viene tagliato, viene incassettato in campagna e viene portato con dei nostri mezzi qui in magazzino. Viene codificata tutta la merce in entrata con la varietà, il codice produttore e la destinazione del prodotto. Qui abbiamo i dati del produttore, la data di entrata del prodotto più la destinazione finale che dovrebbe fare questo prodotto qua. Ci sono due linee di lavorazione qui all'interno del magazzino, quindi a seconda della tipologia di confezione che si va a fare, se sono cestini o altre confezioni, viene messo in lavorazione e poi abbiamo la fase vera e propria di confezionamento del prodotto. Questa è una varietà Italia, in questo periodo stiamo commercializzando dell'Uva Italia. Questo prodotto viene confezionato in cestini da un chilo, quindi ora avviene l'operazione vera e propria di confezionamento che viene fatto dal personale femminile che abbiamo qui in azienda. Questa è la fase finale del confezionamento, ossia l'uva viene confezionata in cestini da chilo e quindi l'operatrice con delle apposite bilance pesa il cestino da un chilo. L'operazione è questa qua, è un po' più complessa di quello che sembra. Praticamente il grappolo viene sistemato all'interno del cestino, viene pesato e viene poi sistemato all'interno della cassa da 10 kg poi, che contiene 10 cestini. Siamo sull'altra linea di lavorazione, qui sta avvenendo il confezionamento dell'uva Red Globe, una varietà rossa. Il confezionamento sta avvenendo in buste che sono dei carry bag, è legalizzato per 5 kg, quindi l'uva viene messa in un sacchettino di plastica e quindi viene messa nell'apposita cassettina per legalizzare il peso di 5 kg. Questa è la parte finale dello stivaggio, praticamente a fine corsa del nastro avviene lo stivaggio delle casse su apposite pedane. Vengono etichettate anche sul fronte cartone per dare il riconoscimento di tutto. Qui viene riportato che ci sono all'interno della cassa 10 cestini da un chilo, la varietà dell'uva che è Sort Uva Italia, la provenienza che è l'Italia, il numero di lotto. Una volta che poi la pedana è bella formata e legata, viene portata in celafrigo per la frigoconservazione. E il giorno stesso, dopo che si è raffreddato il prodotto, viene esportato all'estero. Questo è un cestino confezionato, etichettato. Questa è merce che va a finire in Danimarca. Su questa etichettina viene identificato il prodotto. Grone Drue significa uva bianca in danese. Viene riportato il codice a barre identificativo di questo cestino qua.
la provenienza del prodotto, che è Italia, la varietà del prodotto, in questo caso si tratta di Uvitalia, il lotto di confezionamento e la ditta che ha confezionato questo cestino.